Completamente cromato con una affascinante placca d'oro sul davanti, cavò il nuovo Jadi JS2 MK4, il convertitore digitale analogico o semplicemente chiamato DAC. Per chi non sapesse cosa sia, il DAC è un componente essenziale per la riproduzione di qualunque file digitale. Ha il ruolo di convertire il suono proveniente da una sorgente di riproduzione digitale, ad esempio un DVD, in un segnale audio analogico che possa essere amplificato e ascoltato tramite diffusori acustici. Il JS2 è l'evoluzione dello Jadi JS1. I suoi circuiti digitali sono stati modernizzati e accoppiati a un'interfaccia digitale USB ottimizzata, così assicurando la compatibilità con un'ampia gamma di file musicali ad alta risoluzione, inclusi i file DSD. L'elaborazione viene eseguita da una coppia di chip di ultima generazione, gli HKM4497, predisposti per elaborazione simmetrica, una tecnica usata per la prima volta nello Jadi JS1. Parliamo del crosstalk. In italiano questo problema viene chiamato diafonia, ovvero un rumore o un'interferenza elettromagnetica che si può generare tra due cavi vicini di un circuito o un apparato elettronico. Ma l'utilizzo di un HKM4497 separato per ciascun canale elimina totalmente il crosstalk tra i canali. Per fornire una completa separazione dei canali, la Jadi, nel circuito analogico, ha scelto di utilizzare entrambi i lati del doppio triodo ECC82 12AU7 in ogni canale. Il triodo è una valvola termoionica, composta da tre elettrodi. In poche parole, i triodi servono per amplificare i segnali, ma vengono impiegati anche in molti settori al di fuori del suono. Infine, arriviamo all'alimentatore. Anche lui è stato perfezionato. Ora è dotato di un trasformatore L, il filtro Schaffner, e quattro alimentatori individuali, due nello stadio digitale e due nell'analogico, così garantendo un basso rumore e un isolamento dalle interferenze esterne. Se siete alla ricerca del DAC per eccellenza, passa da New Audio. Vai su www.newaudio.it o visita le nostre pagine di Facebook che trovi in descrizione. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato.